Onofri e poi Ferrari. Grazie Presidente. Alcune cose le abbiamo già dette nella fase delle pregiudiziali. Questa istanza, questa petizione fa nascere nel Consiglio Comunale il dovere di dare una risposta. Questo dovere non può superare però il principio di legalità. La nostra competenza si limita soltanto ad alcuni aspetti dei variegati punti dell'istanza della petizione, quindi è solo su quelli che è possibile che il Comune esprima la sua opinione. Ecco, però quello che mi preme di rimarcare sin da subito sono le prime righe di questa petizione, dove si parla di nuove famiglie che per scelta o perché viene loro negato non accedono al matrimonio, pur costituendo relazioni stabili e durature basate sull'affetto reciproco di chi ne fa parte e sulla condivisione personale, sociale e economica di ogni aspetto della vita. Ora, a me sfugge francamente quale sia il grado di meritevolezza giuridica del riconoscimento di coppie di fatto formate da un uomo e una donna, le quali coppie si comportano sostanzialmente come le coppie sposate, vogliono un riconoscimento. Questo riconoscimento esiste già nel matrimonio civile, che è un vincolo, come sappiamo anche noi, non definitivo, può essere sciolto. Quindi se ragioniamo di coppie eterosessuali, francamente faccio fatica a capire quale sia il grado di meritevolezza di questa richiesta, quando se il comportamento equivale a quello di due coniugi sposati non si capisce perché non si sposino. Quindi mi sfugge. Evidentemente il discorso è diverso per le coppie omosessuali. Le coppie omosessuali non hanno possibilità di sposarsi. Gli uomini e le donne che non si possono sposare non possono sposarsi solo perché o sono già sposati o non hanno l'età per farlo o sono incapaci di intendere di volere oppure sono divorziati da un tempo troppo breve. Detto questo, allora cosa significa? Significa che la sostanza vera di questa petizione, che è stata scritta in termini giuridici appropriati e quindi con la consapevolezza anche di questi aspetti, è una sostanza giuridica che si limita alla discussione sulle unioni omosessuali. Questo è quello che sta dietro a questa petizione. Principalmente è questo aspetto che io vedo. E per il resto, francamente, proprio perché il Comune non può fare nulla di tutto ciò, mi domando quale sia la valenza giuridica amministrativa. Ma io non mi voglio sottrarre a dire la mia opinione su questo tema. Non sono stato eletto per occuparmi di legislazione, gli elettori mi hanno votato perché mi occupassi di questioni amministrative, non credo che questo lo sia. Tuttavia, proprio per la rilevanza anche pubblica di questo dibattito, io a titolo personale, non perché nel mio programma elettorale ci fosse scritto qualcosa, non perché quello che io dico è stato deliberato dal direttivo di Piattaforma Civica, ma perché è, credo, giusto e trasparente dire la mia opinione, ve la dirò a proposito di questo tema. Adesso qui, perdendo un paio di minuti forse, vorrei dire una cosa però. A me piacciono i pensieri forti, lineari, espressi con coerenza, senza ipocrisia, senza finzioni. Io voglio capire qual è l'opinione della persona che mi sta di fronte, qual è la sua identità, cosa ne pensa, senza sotterfugi, senza finzioni, senza silenzi. E quindi io sono... E questo appartiene a una buona politica, è un buon modo di fare politica trasparente, i cittadini sanno come uno la pensa. Io siedo accanto a una persona che non la pensa come me, la sua opinione la dice in maniera molto chiara, io rispetto il suo diritto di dirla, anche se io la penso in maniera diametralmente opposta e per certi versi perfino inconciliabile. Ecco, la collega Gamba e la collega Albini pochi giorni fa si sono rese protagoniste qui di un bacio che francamente io non insisto nei giudizi negativi che sono arrivati dalla maggioranza, francamente non ho giudicato un bacio sincero, un bacio rispondente a un effettivo sentimento. Però adesso io vorrei dire una cosa, a proposito di baci e di baci bresciani e di uomini politici bresciani che si sono baciati. Mi sono studiato perché nelle giornate del FAI sono andato a vedere Duomo Vecchio, questo meraviglioso sarcofago di Berardo Maggi. Nel marzo di 717 anni fa, 1298, Tebaldo Brusato, che era un guelfo, e Gherardo Gambara, che era un guelfo, litigavano da matti anche all'epoca con guelfi e ghibellini. Si vede che erano nostri antenati, perché continua i guelfi e i ghibellini sempre in un modo o nell'altro contrapposti l'uno all'altro, e decisero di pacificare la società. E scelsero Berardo Maggi, che era un vescovo, come capo della signoria bresciana, cose per noi inconcepibili, ma era così. E il sarcofago di Berardo Maggi rappresenta proprio un momento storico. Non durò tanto, ma ci fu una pace fra guelfi e ghibellini, sancita da un bacio fra guelfi e ghibellini. Se voi andate a vedere il sarcofago di Nuovo Vecchio, troverete questa scena con
dei bresciani che si baciano pur avendo la loro identità forte, pur avendo la loro opinione che non hanno cambiato nonostante il bacio. Quindi io adesso chiedo a Laura Gamba, non gliel'ho chiesto prima per cui è una sorpresa, se ferme le tue opinioni, ferme le mie opinioni, ferma l'assoluta castità del bacio, se ritiene di andare avanti a litigare democraticamente con un confronto leale, ma di superare il bacio finto con la consigliera Albini e dare un bacio vero ma castissimo. Mio marito. Ecco, alla presenza del marito, sulla guancia, e così almeno andiamo avanti a discutere. Vai. Io ho un ego abbastanza forte per non offendermi se rifiuti. Non vuole. Davanti al marito. Ho pochi minuti, Laura, decidi. Decidi cosa? Lo do a mio marito e basta. Però questo politicamente il simbolo devi darlo all'avversario, mica alla cosa. Ci puoi pensare da qui a fine intervento. Non ho altro tempo. No. Mi avvicino. Va bene, proseguo, vedo che i Guelfi e i Ghibellini erano più. Vabbè, qui davanti a tutti, direi che c'è più trasparente di così. E allora diciamo che se il dibattito si riduce a un tema di non poco momento, dire ridurre è un verbo sbagliato, se il dibattito vero è quello su il matrimonio fra persone dello stesso sesso, io credo che in realtà il dibattito su i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia un dibattito che non ha come oggetto la omosessualità, ma che ha come oggetto principale l'istituto matrimoniale in quanto tale, e la quale istituto matrimoniale è una forma di unione personale fra esseri umani che corrisponde a un modo di vivere, appunto storicamente chiamato matrimonio, le cui caratteristiche basilari non dipendono dalle preferenze individuali, dalle culture, perché il matrimonio nella sua essenza è un'unione completa in un modello che si è configurato e consolidato nel tempo in virtù di una regolamentazione normativa di eventi naturali: l'atto procreativo, la nascita dei figli, una piccola comunità che nasce intorno a questi eventi naturali, e la regolamentazione che le società hanno dato è servita per dare un regime a questi fatti naturali che accadono. E la storia ha scritto queste regole, essendo eventi misteriosi nell'antichità, il matrimonio era indissolubilmente legato alla dimensione sacra. Col passare dei secoli la nostra cultura ha laicizzato il matrimonio, grazie all'illuminismo giuridico soprattutto. Oggi il matrimonio è un'istituzione laica e civile che si affianca a quella religiosa delle varie culture. Ecco, è un'unione completa di volontà, sia suggellata dal consenso, dall'unione fisica, e che alla sua radice ha un impegno preordinato anche alla procreazione, quindi è una condivisione aperta a una vita di famiglia, un impegno che può sussistere anche a prescindere dai sentimenti e dalle emozioni degli sposi, perché è un impegno che caratterizza un istituto giuridico che, come descritto dalla legge nazionale, non parla in nessun modo di amore. Qui sbaglia la consigliera Gamba: il matrimonio nel nostro ordinamento non menziona la parola amore. Se voi fate una ricerca con una banca dati, guardate quante volte compare la parola amore nel codice civile. Non compare mai la parola amore nel codice civile. Non serve l'amore. Chiaro che il matrimonio poi è fatto di amore, ma dal punto di vista giuridico dell'istituto non serve l'amore per la fedeltà, per il dovere di coabitazione, di mantenimento e di far crescere i figli. Il matrimonio sta in piedi anche senza amore per lo Stato, che si ferma davanti al matrimonio, lo considera un'isola da lambire con le norme. Però io non riesco a parlare, scusate. Quindi, questo per dire che il matrimonio è stato per lungo tempo ed è tuttora una realtà personale e sociale che è anche però una realtà morale, perché è un bene umano che... Scusi il capogruppo Nofri, ma è difficile ascoltare, immagino quanto sia difficile parlare. Sì, no, anche perché fra l'altro così anche... Va bene. No, se non interessa, io smetto anche, tanto poi vi dico come voto, la parte tecnica ve la dico più tardi. Fare l'avvocato sempre comunque.
in sostanza, come diceva Arturo Carlo Iemolo in un passaggio del parere della commissione valutazione, la dissenting opinion di colui che ha votato contro la delibera del comitato di valutazione, citava questa frase di Arturo Carlo Iemolo che fa appunto coincidere la famiglia come un'isola che il mare del diritto può lambire soltanto e quindi che preesiste all'ordinamento giuridico al punto che nella Costituzione si dice che la famiglia, i diritti familiari sono riconosciuti, non c'è un'attribuzione, esiste prima. Ecco, qual è il problema? Le famiglie di fatto invece, lo dice bene il parere, sono formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'uomo. E qual è a mio parere il punto nodale? È che l'istituzione di un matrimonio, non di un'unione civile regolamentata dalla legge, come credo sia possibile, lecito e giusto che sia per le persone omosessuali, ma chiamare e considerare matrimonio un'unione di persone dello stesso sesso non comporterebbe un'estensione al matrimonio di unioni, ma comporterebbe un snaturamento del matrimonio. Ma per quale motivo? Per un motivo logico. Nel momento in cui si equiparano realtà diverse, la logica dell'articolo 3 della Costituzione, il principio di ragionevolezza e il principio di non contraddizione, porterebbe a ritenere, nonostante qualunque norma fosse stata scritta dal legislatore, ritenere qualunque limite all'accesso al matrimonio illegittimo e illogico, perché nel momento in cui si stravolge la natura del matrimonio così come naturalmente storicamente costruita e fa accedere al matrimonio forme che non sono quelle storicamente e naturalmente riconducibili a quel modello, è chiaro che qualunque altro tipo di convivenza potrebbe accedere al matrimonio, a prescindere dal numero, a prescindere dal rapporto di parentela, a prescindere da altre caratteristiche personali. Una volta aperta la porta al matrimonio, a qualunque forma di convivenza, il matrimonio non sarebbe più tale. Quali sarebbero gli effetti, le ripercussioni concrete di questa equiparazione? Sarebbe che la società naturale riconosciuta dall'articolo 29 degraderebbe a una formazione sociale qualunque e il matrimonio perderebbe la sua peculiarità, che non è privilegio, consigliere Gritti, lei ha parlato di privilegi in commissione, non è un privilegio attribuire a ciò che è diverso e che ha delle caratteristiche aggiuntive una diversa collocazione normativa e giuridica, non è affatto un privilegio, è il sum cui contribuire di romana memoria e che sta scritto a lettere capitali sulla facciata del Tribunale di Milano. E attribuire a ciascuno il suo, non si creano affatto delle discriminazioni. E quindi perché questo ha una rilevanza? Perché destrutturare il matrimonio oggi vorrebbe dire destrutturare la persona e destrutturare soprattutto un istituto che oggi è in grave crisi e che tuttavia costituisce uno dei principali alleati di una buona azione politica. Lo sappiamo tutti che i figli possono nascere fuori al matrimonio, ma l'istituzione basata su un impegno, su un'assunzione di responsabilità, di fedeltà, dal punto di vista della struttura normativa di una società, favorisce la messa al mondo dei figli, favorisce la crescita di una società. E a noi che fra pochi giorni voteremo un bilancio nelle cui prime pagine del documento unico di programmazione c'è scritto che la nostra è una società bresciana che invecchia, noi dobbiamo fare di tutto e di più per consentire che la procreazione sia favorita, che la messa al mondo di nuovi figli sia favorita. Certo che avviene anche fuori dal matrimonio, ma in una situazione stabile di impegno questo può avvenire con maggiore facilità. È il compito del politico avveduto, è di creare le condizioni perché la società cambi nella direzione sperata e voluta, altrimenti significa che la direzione sperata e voluta non lo è abbastanza e si vogliono altre direzioni meno condivisibili. Chiaro è che esistono, ripeto, modelli familiari che si avvicinano molto, lo dice la petizione, al modello del matrimonio, non capisco francamente per quale motivo non vi vogliono accedere. Concludo dicendo questo, è chiaro che, l'ho detto anche in commissione, quando si parla di discriminazione, normalmente nel linguaggio corrente ci si riferisce alle differenze che vengono fatte
fra situazioni analoghe. Discriminare però ha un significato anche positivo e viene proprio ed è equiparabile al verbo discernere, cioè distinguere situazioni diverse fra di loro. L'articolo 3,2 della Costituzione, consigliere Parmigiani, dice proprio questo, dice che situazioni diverse meritano e hanno necessità di regolamentazioni diverse, e quindi è in coerenza col principio di non omologazione che sta scritto nella Costituzione, che la famiglia che si sforza di essere fedele al modello virtuoso e portatrice di una sua importante diversità deve essere trattata in maniera diversa. La famiglia naturale ha meriti e bisogni speciali cui devono corrispondere premi e interventi speciali. Non riconoscerli significa discriminarla, omologare irrazionalmente la sua diversità e negare il suo valore peculiare, violando perciò la Costituzione, la legge fondamentale, laica, civile del nostro Paese.